È dalla regione dei Grandi Laghi del nord-est degli Stati Uniti che viene la tecnica costruttiva del platform, nata come evoluzione del balloon frame. Nella parte atlantica del continente americano, le foreste sono diffuse su catene montuose come gli Appalachi e le conifere sono dominanti. Verso ovest, l'area forestale più significativa è la taiga e si colloca prevalentemente sulla catena delle montagne rocciose. Le grandi foreste di conifere secolari, sia nelle zone in cui partirono i coloni che in quelle in cui giunsero, assicurarono l'abbondanza della materia prima, il legno, l'elemento protagonista. Quando nel 1783 gli Stati Uniti, dopo una sanguinosa guerra contro l'Inghilterra, riuscirono ad ottenere l'indipendenza, si presentò il problema di una nuova strutturazione del paese. George Washington divenne il primo presidente degli Stati Uniti d'America e guidò la conquista all'Ovest. Il Far West divenne terra di conquista per i coloni statunitensi, spinti dalla corsa all'oro e dall'espansione verso i nuovi territori. È con questi presupposti e queste necessità che il balloon frame, poi diventato platform, si sviluppò e divenne la tecnica costruttiva più utilizzata negli Stati Uniti d'America. Il balloon frame rappresenta uno dei più notevoli progressi della tecnica edilizia, e nonostante questo non si conosce con precisione il suo inventore. Col tempo e dall'esperienza diretta nacque il platform come evoluzione della prima struttura a telaio. Il sistema fu brevettato per la prima volta nel 1883 da George Washington Snow con la chiesa di St. Mary a Chicago. Grande fu lo scetticismo che accolse il nuovo sistema, per questo fu ironicamente chiamato balloon, cioè pallone, quando il nome più appropriato sarebbe stato basket frame, cioè struttura a canestro. Le grandi foreste di conifere garantirono l'abbondanza del legno, così facilmente reperibile e lavorabile. La ferrovia cambiò tutto. Il modo di trasportare e di comunicare si velocizzò drasticamente. Il volto e l'economia del paese si trasformarono. La produzione industriale accelerò notevolmente tutti i processi costruttivi ed in particolare resero i chiodi un materiale di largo consumo, facilmente accessibile e reperibile, la cui vendita era diffusa capillarmente in tutti i luoghi raggiunti dai pionieri. Questo sistema consentiva una notevole rapidità di esecuzione. I pezzi tagliati a misura e numerati potevano essere trasportati da lontano. Il balloon frame era accessibile a chiunque, anche senza una preparazione specifica, data la semplicità delle operazioni di assemblaggio e montaggio. Grazie ai sistemi a telaio fu possibile tenere il passo con i nuovi insediamenti che avanzavano sempre più rapidamente verso le nuove frontiere. L'invenzione della catena di montaggio da parte di Henry Ford permise di accelerare i tempi di produzione e frammentare il lavoro in tante semplici operazioni. Così si iniziò a sfruttare la manodopera non specializzata. Grazie ai sistemi a telaio, città come Chicago e San Francisco passarono da piccoli villaggi a grandi città nel giro di pochi anni. Nella città contemporanea, dove gli spostamenti e la capacità di produrre velocemente sono fondamentali, i vantaggi di un procedimento costruttivo o struttura lignea sono sfruttati al massimo. Poi
posa in opera programmata, organizzazione del cantiere ottimizzata, approvvigionamenti ben gestiti, costi più bassi e breve durata del cantiere. Il platform è ancora oggi il sistema costruttivo più utilizzato per l'edilizia del Nord America e del Canada e del Giappone, nazioni con un'intensità sismica maggiore di quella del nostro paese. Il sistema platform venne importato in Europa dall'America e si diffuse dove tradizionalmente si costruiva già in legno, in Gran Bretagna e nella penisola scandinava. La disponibilità di materia prima proveniente dalle grandi foreste del centro Europa e la continua evoluzione tecnologica avvenuta negli ultimi due secoli hanno fatto evolvere questa tipologia edilizia fino ai giorni nostri. La produzione di ogni singolo pezzo è realizzata con estrema precisione per garantirne la modularità durante l'assemblaggio, sia esso in officina, sia esso in cantiere. La prefabbricazione è una caratteristica tipicamente europea. In azienda vengono preassemblati i pacchetti delle pareti in modo veloce e meno pesante grazie all'ausilio dei carri ponte, uno strato sopra l'altro fino ad arrivare al livello di finitura. I pacchetti vengono poi caricati su camion, trasportati in cantiere e montati a regola d'arte. La tecnica americana originaria, all'opposto, è la realizzazione in cantiere. Questa si configura come una vera e propria falegnameria, dove il montaggio di tutte le parti avviene completamente in opera, cioè nel luogo dove sorgerà il nuovo edificio. Piano dopo piano la costruzione prende forma e viene ultimata. L'orientamento attuale è in ogni caso rivolto verso la produzione di componenti preassemblate, complete di dotazioni impiantistiche e posate in opera per mezzo di gru. Questo perché la prefabbricazione permette un notevole risparmio in termini di tempo e di costi rispetto all'esecuzione tradizionale.